La nazionale di Southgate umilia la Macedonia e va in fuga nel girone azzurro. Sogni del Kazakistan. A segno anche il baby gioiellino che segue il Milan. Arda Güler e due italiani. Hojlund e Mihaila Salvatore Malfitano Malfitoto. Il margine di errore è ridotto per l'Italia. L'Inghilterra che travolge la Macedonia del Nord portandosi a 7 e con l'Ucraina che batte Malta e raggiunge i 6 punti una partita d'anticipo. Nessun pericolo per la Francia, che vince senza entusiasmi sulla Grecia. La Turchia ha battuto il Galles nonostante il rigore sbagliato di Calhanoglu, sfruttando la propria superiorità numerica. Mentre la Svizzera ha subito una rocambolesca rimonta dalla Romania nel finale. Slovenia e Danimarca si dividono la posta. Con L Atalanta Hojlund che risponde a Sporar. 3 punti facili per L Irlanda Gibilterra. Bene anche Israele contro Andorra e Bielorussia il Kosovo. Entrambe con il risultato di 21. Merita una menzione il successo in trasferta del Kazakistan contro L Irlanda del Nord. Con uno strepitoso assolo di Aimbetov. Girone B. È il solito Kylian Mbappé a dirigere il match contro una Grecia compatta. Soprattutto nel primo tempo, dove l'occasione migliore arriva da Koundé che da pochi passi serve Vlachodimos. A inizio ripresa folle intervento di Mavropanos su Griezmann. Non punito con rosso nonostante check del VAR. Genera un rigore. Che giocatore del PSG sbaglia? La battuta si ripete e Mbappé stavolta non sbaglia. Mavropanos conquista il rosso diretto al 69 per un intervento giudicato falloso non accettabile. Come lettura? È spalla a spalla su una netta occasione da rete ai danni di Kolo Muani. Da quel momento i Blues aumentano la spinta. Senza trovare il gol salvezza che alla fine non aiuta. L Irlanda ha impiegato 52 minuti per sbloccare la sfida con Gibilterra. Grazie a Johnston. Al 59 è Ferguson a mettere a segno i 3 punti con un ottimo colpo di testa su cross preciso di McLean. Cala il Tris Aida. Con un'azione praticamente identica. Girone C. L'Inghilterra fa spettacolo a Manchester. Travolge la Macedonia del Nord. Alla mezz'ora inizia il monologo della nazionale di Southgate. Con il gol del solito Kane. Grande protagonista sacca una tripletta d'autore 38 con un bolide sotto la traversa. 47 un altro tiro volo dopo uno splendido controllo a seguire. E ancora in porta 51. In mezzo. Il sigillo di Rashford a fine primo tempo. C'è spazio anche per il gol di Phillips. Tocco sottodimensionato dopo l'avanzata di Kane dalla difesa. E per la doppietta personale su rigore dell'attaccante del Tottenham. Che si conferma sempre più capocannoniere dell'Inghilterra. Malta si rivela un avversario più ostico del previsto per l'Ucraina. Che trova comunque il modo di avere la meglio. Seppur limitato decisiva la trasformazione di Tsigankov dagli 11 metri al 72. Girone D. L'arbitro Maresca è protagonista assoluto con diverse decisioni delicate e condivisibili. Nella sfida tra Turchia e Galles. Al 9 è stato chiamato Anin Soli.